înainte de a începe Sfânta Împărtășanie a copilului și a adulților care doresc să se unească cu Hristos, tengo, ve l-ho già annunciato già da un po' di tempo, e con emozione, con gioia e con riconoscenza abbiamo in mezzo a noi l'Arcivescovo di Torino, il seguace di uno dei padri della Chiesa, San Massimo di Torino. E la sua presenza, eminenza, in mezzo a noi è veramente una gioia che si addice e completa la gioia natalizia. Ieri abbiamo avuto la parola di benedizione e la lettera pastorale del nostro Vescovo Siluan. Oggi abbiamo proprio la sua presenza e desideriamo da lei la benedizione. È una parola di consolazione e nello stesso tempo le chiediamo di ricevere i nostri sensi di riconoscenza e di apprezzamento per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità in Torino. Guardandolo mi vengono in mente una galleria di volti aureolati, iniziando con l'arcivescovo Cardinale Balestrero, continuando con Cardinale Giovanni Saldarini, poi con Cardinale Poletto e concludendo con lei, lungo 40 anni di cammino nella città di San Massimo, non siamo stati trascurati o ignorati, anzi, siamo stati accolti con gioia e con fratellanza, ci avete appoggiati, ci avete incoraggiati in momenti di difficoltà. E finalmente un sogno che magari all'inizio non si osava nemmeno di esprimerlo, quello di avere una nostra chiesa, poiché dopo 35 anni di soggiorno spirituale in via Cottolengo, sempre con la protezione della diocesi di Torino e con i vescovi che sono stati prima di noi e i monsignori che ci hanno aiutati, uno che ha attraversato 40 anni, Monsignor Giuseppe Ghiberti, che ci ha assistiti dall'inizio fino a questi giorni. Monsignor Oreste Favaro, che ci ha aiutati ad avere la chiesa di Santa Croce nel cuore di Torino. Poi Monsignor Andrea Pacini, che ha mediato tramite noi e la sua eminenza per avere in un momento di particolare crisi, quando noi abbiamo dovuto ritirarci da via Cottolengo, e sempre con la sua saggezza, bontà, con la sua mitezza ci ha ispirato la speranza che avremo questa chiesa. E ogni volta che lo incontravamo lui ci diceva: vedrà che si faranno delle cose meravigliose. Oggi lei si trova nella chiesa dove tanti fratelli cattolici prima di noi hanno pregato. Questi muri sono impregnati delle loro preghiere, delle loro invocazioni. E tanti di loro anche oggi vengono e guardano e sono felicissimi, perché negli ultimi 7 anni, prima di entrarci noi dentro, era in un pochettino in degrado. Hanno tolto le cose specifiche della Chiesa Romano-Cattolica per lasciare posto alle cose che convergono tutte verso il mistero di Cristo, la sua Santa Madre, con l'iconostasi e poi gli altri lavori che abbiamo fatto in Parema. Ma è rimasto qui dentro, nell'angolo dove lei stava seduto, una statua, si chiama Statua del Ponte. E padre Ovidio nella predica diceva che a Madre di Dio, che noi festeggiamo oggi coronamento di tutte le feste del Madre di Dio, chi festeggiare dopo Gesù Cristo se non la sua madre, che Dio l'ha scelta per mandarci il Salvatore. E questa statua non è stata ritirata perché non c'era posto nelle altre chiese, e abbiamo detto alla persona che amava tanto questa statua: la volete tenere voi? Dico con grande gioia e con grande cuore, perché anche per noi è la stessa Madre di Dio, anche se rappresentata tridimensionale, è sempre la Madre di Dio. La ringraziamo, Eminenza Reverendissima, per tutto quello che ha fatto a noi. Colgo questa occasione per ringraziare anche a nome del nostro Vescovo, che mi ha incoraggiato ogni volta di invitarla e di trasmettere le sue preghiere e l'abbraccio fraterno
è il desiderio che il Signore un giorno abbatti tutti i muri tra le chiese. La ringraziamo soprattutto per l'esempio che ce l'ha dato di bontà, di pienezza e di mitezza, che ci insegna moltissimo. Secondo il modello supremo della mitezza, siate miti e umili di cuore, e così avrete riposo delle vostre anime. Sempre nella sua presenza abbiamo avuto questo sentimento di accoglienza paterna, e ogni volta che è venuto in mezzo a noi i nostri fedeli hanno commentato dopo la gioia e i sentimenti che avevano avuto nel cuore. Ci ricordo anche quella Pasqua con tanta pioggia, quando ci è caduto proprio la tenda, e se non c'erano i giovani a tenerla, faceva la sua mezza bagna dal cielo. È così. Come segno di riconoscenza, i giorni scorsi siamo andati a Cotolengo, dove è stato festeggiato, dove ha celebrato l'Eucaristia, e le abbiamo regalato una croce come questa. È così, che la sua eminenza di croci non ne mancava. Questa non è una campana, ma è il postamento della croce, perché tramite la croce la gioia di tutto il mondo è arrivato. Quando lei posa la croce, la può mettere così, perché la croce non sta nell'aria, ma sta nei nostri cuori, sta sulla Golgota, sta nel mondo, perché la croce accompagna i passi dell'umanità, ma non ci porta alla disperazione. E se parlavo della Madre di Dio e della Madonna del Ponte, le regaliamo questo dittice, che era usuale soprattutto per i monaci e per i sacerdoti di portarlo sempre con loro quando facevano delle preghiere. Tramite l'icona scorgevano l'invisibile divino. La Madre di Dio è Gesù Cristo, che ci benedice dall'alto e che ci apre il libro della verità. La ringraziamo di tutto il cuore perché è venuto in mezzo a noi, soprattutto adesso quando in Torino e dintorni si sussura con una certa delicatezza, ma anche con dolore, perché il suo servizio amministrativo di arcivescovo a Torino volge verso termine. Ma io le ho detto a Cotolengo che il sacerdozio è come quello di Melchisede, che non è a fine. E allora ogni volta che lei desidererà venire in questa chiesa, sappia che trova posto non soltanto in chiesa all'altare, ma anche nei cuori di fedeli che lo vogliono un gran bene. Le dico anche il fatto che il nostro coro, ieri abbiamo festeggiato la Natività di Cristo, perché una parte dell'ortodossia lo festeggia in 7 di gennaio, ma noi romeni, che siamo più vicini ai latini, abbiamo adottato questa data di 25 dicembre, la nascita di Gesù Cristo. Sono stati tanti di quei canti natalizi che si cantano soprattutto alle finestre delle case degli uomini, ma anche alle finestre dei cuori degli uomini. Noi lo riteniamo uno di questi annunciatori, messaggeri della gioia della nascita di Cristo in mezzo a noi, non alla finestra, ma proprio così in mezzo alla chiesa, e vogliamo ascoltare la sua parola. E alla fine il coro interpreterà a sorpresa anche un canto natalizio. Questo è questo è il mio nipote. Fate di. Dai, vieni. No. Grazie molto, veramente. Sono venuto a darmi un saluto, perché appunto termino il mio ministero di per sé, dal punto di vista giuridico soprattutto. Sono stato qui 11 anni, sono stato 13 anni vescovo a Roma e poi 7 anni a Vicenza, cioè poi sono arrivato a Torino e qui da 12 anni ormai che sono qui, e sono venuto proprio per portarvi la mia benedizione, ma vi dico anche che io rimarrò a Torino, e quindi restando a Torino sarà magari possibile qualche volta anche venire a trovarvi, senz'altro, molto bene. E sono lieto di portarvi anche gli auguri appunto del Santo Natale, che abbiamo celebrato in questi giorni. Ho sempre avuto in questi anni del mio soggiorno qui a Torino un legame spirituale
e umano ricco di amicizia con voi e di comune impegno ecumenico, che ci ha guidato e sostenuto con l'aiuto del Signore e di Maria Santissima Madre di Dio. Vi ringrazio dunque di questo e sono certo che anche voi avete avuto lo stesso atteggiamento nei miei confronti. Ringrazio Padre Vasilescu per il bel regalo, che fa veramente molto bello, lo per volta e con disponibilità anche, ogni tanto ve lo vado e ci prego anche insieme, ve lo assicuro anche per voi. E ringrazio lui anche per l'amicizia che mi ha sempre dimostrato e spero che possiamo continuare a frequentarci. E non certo come prima, ma comunque incontrarci soprattutto nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani in particolare. E a tutti voi va dunque la mia benedizione e sono certo che continueremo a crescere nella nostra comune fede e ci aiuteremo a camminare insieme sulla via che il Signore vorrà indicarci per giungere, se Lui lo desidera e lo vuole e noi lo desideriamo in qualche modo, a un'unità sempre più piena e diciamo e sincera. Amen. Amen. Allora io adesso vi do la mia benedizione. Facciamo l'introduzione come si fa per chiedere la benedizione. Sì, sì, sì. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Reverendissimo Padre, Eminenza, benedici. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Signore vi benedica, vi protegga, vi dia sempre la sua grazia perché possiate essere all'altezza di dare una testimonianza anche cristiana a questa nostra città. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Buona domenica. Mulți antrească, mulți antrească, mulți antrească, mulți antrească, sanno cantare anche in italiano. Adesso cantano in italiano per lei. Ah sì? Vediamo. Mio, mio.
grazie, grazie, grazie. Purtroppo c'è la pandemia, non posso salutarmi così. Ma non l'abbracciamo col cuore, ecco, lo aspettiamo. Avrei voluto salutarmi, ma arriverà anche il tempo in cui potremo risalutarci un po'. Auguriamoci, preghiamo tanto. E preghiamo soprattutto che il suo seguace sia almeno quanto lei può, aperto sarà, economicamente. Sarà meglio di grazie. Me, meglio di me. Sulla sua modestia. Bene, immensa, grazie. Auguri a tutti. Grazie. 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 Grazie.